Allora, raga, benvenuti in questo nuovo video, io sono Zem. Oggi vi presenterò le 5 cose essenziali per iniziare al meglio FIFA 18. E partiamo subito con la prima cosa. Allora, la prima cosa in assoluto è sicuramente mettere una password sicura e una domanda di sicurezza che vi ricordiate. Perché io, cioè, non è una, sembra una cosa stupida, ma non è così stupida, perché io la mia password e la mia domanda di sicurezza l'avrò cambiata almeno 5-6 volte perché non me la ricordavo. Quindi fate, mettete la domanda di sicurezza, la password e dopo ve la salvate, perché fidatevi di me che dopo la perdete. Poi, la seconda cosa da fare è riscattare le cose dal catalogo e venderle. Per esempio, non so, magliette, pallone e tutto. All'incirca ci farete, cioè all'incirca 5.000 crediti. Di solito così, lo faccio da FIFA 16 questo trucchetto. Comunque questa qua qua sotto è la prima partita che gioco a FIFA 17. E c'è la prima, una delle prime, è stata la terza, la quarta. Perché a me piace molto il Bilbao, quindi ho scelto il Bilbao. E partiamo subito con la terza cosa, che sicuramente la terza cosa è non dovete fare mai, appena avete 1.000 crediti, non prendete giocatori, dovete fare compravendita. Cioè praticamente prendete un giocatore a un prezzo più basso di quello che costa e dopo dovete rivenderlo al prezzo che costa, facendo così dei crediti di guadagno. Appena arrivate a 11.000 crediti, poi la fate la squadra. Perché se fate così dopo, buttate via subito i primi 5.000 crediti e dopo avete la squadra da schifo. La quarta cosa da fare è sicuramente allenarsi in single player, prima di giocare online, perché vi consiglio di allenarvi sempre in single player. Anch'io ho fatto tipo una settimana ad allenarmi in single player, così dopo ho fatto tre divisioni in una settimana. Perché praticamente sapevo già com'erano le meccaniche del gioco, così prendete tutti i tasti, sapete come si gioca. E dopo vedete già, cioè, sapete già come si gioca, quindi anche gli avversari che sono in divisione 10 non sanno come si gioca, quindi perché tutti giocano subito e non giocano mai a online, non giocano mai a single player, non si allenano mai. Quindi se avete un bel vantaggio. La quinta e ultima cosa è praticamente non dovete sempre tenere lo stesso modulo sin dall'inizio. Perché se continuate a cambiare modulo. E stesso modulo e tattiche. E perché se continuate a cambiare modulo sin dall'inizio, io vi dico che viene fuori un casino. Cioè, io dall'inizio ho sempre usato il 4-3-3 e non lo cambio mai. Perché, cioè, se io mi trovo bene con quel modulo, lo uso sempre. Se voi vi trovate bene, non so, col 3-4-3, 4-4-2, tenete quello e basta. E potete cambiare i giocatori se volete, ma il modulo vi consiglio di non cambiarlo perché è una cosa essenziale. E se lo cambiate, dopo vi troverete spiazzati. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi per altri video simili, se arriviamo a 20 like porterò un video in cui vi dirò le cose gli errori da non commettere in FIFA 18, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, qui da Zema è tutto, io vi saluto, ciao!